diventato classico nella città di Celle. Un concerto gospel di grandissimo livello. Voglio invitare subito il sindaco. Prego innanzitutto di fare un grande applauso a Don Lorenzo per l'ospitalità. Don Lorenzo, l'assessore Valenzano. Telegrafico, intanto ringrazio Don Lorenzo per la disponibilità e l'ospitalità. Non è semplice organizzare tutto all'interno di una chiesa. Approfitto e dopo due secondi per augurare a tutti un felice Natale, spero un anno nuovo che possa darci quello che tutti ci attendiamo. E a questo punto mi affido la tua clemenza per far sì che questo si possa verificare. Auguri a tutti e buon concerto. Anche da parte mia un benvenuto non nella mia chiesa, nella nostra chiesa, di noi parrocchiani di San Rocco. Sono contento che è riuscito a contenere tanta gente, forse non tutti, però il piazzale che è davanti permetterà anche di poter gustare da fuori questo concerto. Ringrazio l'amministrazione per aver pensato proprio a questa chiesa, a questa comunità, e vi auguro che il concerto di questa sera ci aiuti ad entrare nello spirito del Natale con questi canti che sono anche, come vedrete, una preghiera. Benvenuti a tutti, buona serata e tanti auguri di buon Natale. Grazie. Nel frattempo che il sindaco e Don Lorenzo prendono posto, io desidero cogliere l'occasione per dirvi che gli appuntamenti di animazione e di spettacolo nella città di Celle continueranno fino al 18 gennaio ininterrottamente. Un grande appuntamento il 31 dicembre per festeggiare tutti insieme in piazza questo fantastico nuovo anno che tutti ci auguriamo possa portarci tutte le soddisfazioni che meritiamo e che desideriamo. Io non mi prolungo più, vi ringrazio ancora una volta e ringrazio Don Lorenzo per l'ospitalità. Ho il piacere, vi presenterò innanzitutto la parte vocale del gruppo Boys United Gospel, che prego di salire su qui, di venire. Grazie, a cui prego di fare un grande applauso. A questo punto, mentre invito tutti i musicisti di questa fantastica band, un altro grande applauso. E adesso ancora più forte, un grandissimo applauso per un grande della musica gospel, il nostro direttore Mike McCoy. Grazie. Ciao!
God is doing something wonderful.
Ciao, ciao. We just come to celebrate this Christmas season just by singing a few songs. And if you don't get anything from us tonight, anything else from us tonight, we just want to leave two words with you tonight to describe Jesus the Christ. Amen? Amen. And those two words are great and marvelous. Can you repeat after me? Can we say that he's great? Great. Oh, I can't hear you. Say great. Great. I still can't hear you everywhere. Say great. Great. And marvelous. Marvelous. Come on, let's say it one more time. We're describing Jesus the Christ. Say he's great. Great. And he's marvelous. And marvelous. And if you believe it, come on, just clap, clap one time. If you know he's great and marvelous. I'll shout for praise.
person, Miss Ronette. I would like to introduce a very good friend of mine, Brother Robert Persons, as he comes and sings O Holy Night. Can we just clap for Robert as he comes? Oh.
Christmas will
now, Tracy. Stop hiding in the corner, Tracy. And this Christmas will be a very special Christmas. Bye.
like a jingle bell, jingle bell, jingle all the way, everybody. Oh, what fun it is to ride in a wonderful thing. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a wonderful thing. And this Christmas will be a very special Christmas. Christmas celebration song, just sung in a different way. Come, come, come. Come, let us adore. Come, let us adore Him. Kneel down before Him. Worship and worship and
His promise.
listen, listen, listen. I heard a rumor. Can I ask a favor? Is it possible that you can turn the lights up so I can see everybody? Is it possible we can put the lights on? Is it possible? Is that possible? Father, is it possible? The lights are coming on. Is it possible? Yeah, it's coming. Possible. A little more. Possible. I heard a rumor. And we've had a great time here in Italy. And just to share a short story with you guys, I believe this is our fourth concert. Our fifth, Lord have mercy. This has been our fifth concert. And at our very first concert, our luggage was left behind in London. So we had to sing in jeans and stuff, and sweats and stuff, and you know, those kind of things, and you know, no deodorant, no. So it was kind of, you know, uncomfortable. But I heard that you guys like this song so much. And we want to share it, we want to sing it with you. You heard of this song called Oh Happy Day? No. You guys heard of Oh Happy Day? Yeah. Now, so if we sing Oh Happy Day, will you sing it with us? Will you sing it with us? Will you join along with us? So we're gonna sing Oh Happy Day, and you promise to sing it with us, right? Okay, let's try. Was when
sing the song, would you sing it with us, right? So can I come in the audience and grab somebody? So Maria is going to sing a little bit of Oh Happy Day. Okay? y'all gonna support her, right? One, two, Maria, go. Oh, happy day. Okay? Okay?
we go. One, two, one, two. Here we go. A little happy day. Jesus was, he washed my sins away.